tutti dal vostro Gabboman. Eccomi qua ragazzi, oggi una partita di quelle esagerate. Ritorna Gabboman versus Brother. Io mi sono piato al Barcellona, mio fratello si è preso la Juventus. Indovinate un po', andiamo a fare il pronostico della finale dei Champions League. Andiamo subito a vedere le formazioni. Io direi che per quanto mi riguarda c'ho veramente poco da cambiare, perché davanti Neymar, Suarez, Messi stanno più che bene. L'unico cambio che vado a fare, visto che c'ha più valutazione generale, è Vermaelen. Ah, e vabbè, buttiamo dentro pure Iniesta, perché comunque rispetto a Rakitic c'ha più valutazione generale. Poi qualche cambietto lo andremo a fare. Ma andiamo a dare un'occhiata alla formazione di mio fratello, porca la miseria. Ha lasciato Morata, Tevez là davanti, Marchisio l'ha messo sulla tre quarti, Pogba, Vidal e Pirlo che formano un trio di centrocampo di quelli favolosi. E poi vabbè, la difesa è sempre la stessa. Io direi che comincia subito la partita. Quindi, vi ripeto, pronostico Barcellona-Juventus finale di Champions League. Che cacchiarola è qua? Passaggio 1-2, premi X mentre tieni premuto L1 per far passare il pallone al giocatore, che poi schiatta, se fa 1-2-1-2, si libera tutta la difesa, così vi partono un contropiede e vi segnano dopo 3 secondi. Ok, direi che comincia sta partita. Eccoci qua, batto io, ve lo ricordo, sono il Barcellona. Mio fratello ha scelto la Juve perché ha detto che ci si trova meglio, eppure perché sa che io là davanti, se non ho giocatori alti per andare a fare la sponda di testa, mi trovo in difficoltà. Quindi eccolo qua, provo subito l'1-2, ma recupera immediatamente il pallone, cerca di ripartire in contropiede, gli tolgo un attimo la palla solo per un secondo, mo gliela ritolgo un'altra volta, cerco di buttarmi sulla fascia destra con Lionel Messi, parte il primo cross della partita, ma se la cava senza problemi. Eccolo qua che cerca di ripartire immediatamente con contropiede, subito passaggi rapidi e veloci, mantiene il possesso della palla, ma lo recupero inesorabilmente. Eccoci qua con Dani Alves, vediamo che riesca a combinare, niente di che, perché recupera ancora una volta il possesso della palla. Morata, Tevez, Marchisio, guardate che scambi rapidi, addirittura colpo di tacco, Morata subito si inserisce, ma Piqué chiude tutto quanto, è veramente un bel pisellone, eh. Non ce l'ho nel My Club, ma mi farebbe piacere trovarlo perché è veramente un gran giocatore. Passiamo ancora ad un'altra azione, riesco ancora a recuperare il possesso della palla, eccoci qua, Xavi, cerco un passaggio centrale per Neymar, passaggio ancora con Xavi, cerco di trovare qualcosa ma non ci riesco perché il centrocampo della Juve è veramente folto e quindi lui riparte immediatamente in contropiede. Vediamo se riesco a recuperare la palla, mamma mia, ha tirato in porta con Tevez, ma sono stato, diciamo, in controllo della situazione, il tiro non era poi così verso lo specchio della porta. Ok, guardate che passaggio di Piqué, siamo al 12° minuto, godetevi tutta la partita, ho deciso di non tagliare neanche in azione perché è giusto che sia così, è la finale dei Champions, quindi. Ok, Luis Suarez, cerco assolutamente un passaggio alto verso Lionel Messi che perde il pallone, lo recupera solo per un attimo e quindi Paul Pogba riparte in contropiede per la Juventus, che devo dire non sta per niente a sfigurare contro il Barcellona che è nettamente più forte. Alvaro Morata, vediamo se riesce il cross alto, ma butto via sta cavolo di palla, vediamo se ci riesco, via sta palla, no, oddio, 1-0 addirittura per la Juve su uno svarione difensivo, ma se non mi imparo a spazzare col quadrato è veramente difficile, ce l'ho come vizio, oh, è nata così. Juventus meritatamente in vantaggio, ma subito riparto in contropiede, tiro di Suarez, grazie, te ciao stata! Uno pari immediato proprio, è stata una cosa di quelle esagerate, nel giro del secondo siamo già uno pari, ma d'altro canto il Barcellona è il Barcellona, oh, c'è sta un cavolo da fa, avete visto che roba, Suarez appena ha toccato il primo pallone ha creato scompiglio. Quindi ci ritroviamo dopo 20 minuti con il risultato di 1-1, Iniesta adesso cerca di imbastire una nuova azione di contropiede, vediamo Neymar che cosa combina, ma perde il possesso della palla e la Juve riparte rapidissimamente il contropiede. Carlitos Tevez, guardatelo come scatta, sta arrivando praticamente sulla tre quarti, cerca un'imbucata, ma per fortuna che pizzellone Piqué chiude tutto quanto e quindi me posso tranquillizzare e ripartire con un'azione di contropiede che si sviluppa adesso con Suarez che dà un passaggio per Sergio Busquets, guardate, oh mamma mia, questa era una bella imbucata, da far venuta come mio fratello si è sistemato a centrocampo, oh, non riesco a passarlo, è incredibile, guardate la solidità. Sta praticamente a imbastire la partita sulla solidità a centrocampo per poi ripartire in contropiede. Qua a momenti gli ha butto dentro, ma non è andata bene. E va bene così. Questa è rimessa dal fondo per Gigi Buffon. Naturalmente siamo all'Olympia Stadion di Berlino. 3 tiri per me, 2 per lui in porta. Ok, cerchiamo di premere sull'acceleratore. Vediamo che riusciamo a combinare, ma pure mio fratello con la Juve lo conosco molto bene e so che sa giocare
veramente alla grande. Quindi riparte con Pizzellone Vidal, palla per Marchisio, vediamolo che avanza, vediamo che riesce a combinare, passaggio ancora laterale per Vidal, vediamo se riesce a mantenere il possesso della palla. Sì, ci riesce, perché Busquets fa una cazzata di quelle siderali e quindi mo è lui a premere sull'acceleratore, ma Pizzellone Piqué recupera ancora il possesso della palla. Palla per Lionel Messi, passaggio per Dani Alves, cerco di far scattare Messi, ma capisce tutto quanto con Patrice Evra e quindi riparte a sua volta in un'azione di contropiede. Eccolo Carlitos Tevez, passaggio per Evra, mi sa che questo è un passaggio buono per Carlitos Tevez, tiro, pallonetto, oddio, palo, mamma mia, me la so cavata, butta sta palla, quadrato, a sto giro quadrato, e chi ci pensa più, quadrato tutta la vita, mamma mia, mi devo levare il vizio di spazzaco X, perché non si fa così. Oddio, ancora, Morata, ancora, si ferma, si gira, tiro, mamma mia, sta mette sotto, porca la miseria, oh, non ci sto a capire una mazza, porca miseria, ma veramente messo paura, devo cercare assolutamente di chiudere tutte le azioni, ancora un tiro, mamma mia, sono in bambola, ancora Pogba, chiudilo, mamma mia ragazzi, qualche minuto veramente al cardiopalma, me sono messo paura da solo, mo per fortuna pare che la situazione si è placata, ma devo stare attento, perché mi ha dimostrato che veramente può far male, merita sicuramente il vantaggio, gli sta di male Porello, dovrebbe stare come minimo 2-1, però stiamo ancora in pareggio, quindi continuiamo la partita e vediamo quello che succede, anche perché manca parecchio, manca tutto il secondo tempo e qualche spicciolo del secondo del primo. Paul Pogba, guardatelo come si destreggia al centro del campo, gli levo la palla, ma qua che bucio di culo che c'hai, è andato pure al tiro a momenti per buca, mamma mia, qua gli ha detto bene, però oh, fa sta mascorticazza cavolo di partita, Ok, 1-1 è ancora il risultato, addirittura 7 tiri in porta a 3, fino a poco fa stavo in vantaggio io, ma questa è la lezione del calcio, nel calcio cambia tutto rapidissimamente, nel giro di poco ha fatto 10 azioni e ha meritato il pareggio che ancora non arriva, per fortuna per me. Ok, eccolo qua, recupera ancora il possesso della palla Carlitos Tevez, eccola. Juve 2, Barcellona 1, ma se lo merita, è giusto così, chi gioca meglio, se merita, ne vince. Quindi me devo mettere sotto, cercare di recuperare la situazione, ma mi sa che non è il momento perché è finito il primo tempo, vediamo se ci riesco a fare un'altra azione, ma non credo. Sto ancora un po' in bambola perché giustamente prendere 2-1 a un secondo dalla fine del primo tempo te spezza un po' le gambe. Quindi mo io direi di spazza la palla, andiamo a bere un goccetto di te negli spogliatoi, 3 tiri a 1 addirittura, 8 tiri a 4, veramente se l'è comandata. Nonostante questo stiamo 2-1, quindi sto ancora in gioco, se potrebbe riuscire a fare qualcosa. Quindi riparte il secondo tempo, eccolo qua che parte subito aggressivo, mamma mia, oh, se la Juve nella realtà fa sto tipo di partita veramente io sarei proprio contento, perché cioè hanno rotto le scatole di vincere la Champions League sempre le stesse squadre, vedere una squadra italiana vincere la Champions per me sarebbe motivo di orgoglio italiano. Eccolo qua che io cerco di fare qualcosa con Neymar, vediamo che se riesco a buttarla a mezzo, ma Gianluigi Buffon Pisellone butta tutto quanto e quindi lui riparte ancora una volta in contropiede, ma guardate Pogba che razza di cagnaccio, mamma mia, oh, il centrocampo della Juve comunque è veramente solido, a differenza di quello del Barcellona che non è così, cioè quello del Barcellona c'ha tutte altre qualità incentrate soprattutto sulla tecnica, mentre oh, quello da Juve è veramente forte, sono piselloni di quelli esagerati. Mo cerchiamo di fare qualcosa, riprendiamoci sulla partita, non ci sconcentriamo perché oh, mio fratello continua a attaccare, continua a spingere, devo assolutamente recuperare il gol, dai, è così. Palla per Suarez, Lionel Messi, passaggio per Neymar che si gira, vediamo se va dal tiro, ma Buffon tranquillamente, essendo una scureggetta proprio di quelle leggerissime, si è sentita manca la puzza, riparte per l'azione della sua squadra. Eccolo qua, guardate mio fratello come fa a girare la palla, questo è calcio champagne, porca miseria, oh, giro palla velocissimo, ma recupero il possesso con Pizzellone e Busquets e cerco di ripartire a mia volta in contropiede, perché oppure io ci ho dati la mia, mica può di solo lui la sua. Suarez adesso, vediamo che combino, mamma mia che rientrata, Suarez, bomba missile sicuro, è entrata, ma che sta a fare qua l'arbitro, mamma mia, sta sempre in mezzo ai coglioni, oh, ho pareggiato. Mamma mia che gioco gamba di Suarez, porca la miseria. E poi vedete, queste sono partite così, questo è il bello del calcio e è così che dovrebbe essere la finale dei Champions League, perché sono i fenomeni che risolvono le partite. Mamma mia, a momenti me la stava a risolvere, oh. C'è mancato niente che mi faceva il gol del 3-2. Quindi ci ritroviamo sul 2-2, io la passo così, cerco di ragionare perché oh, comincio a stambambola sinceramente, anche perché gli attaccanti miei a livello fisico non è che sono tutto sto granché, lui c'ha Tevez e Morata che fisicamente stanno messi bene,
Quindi devo stare attento perché, come vedete, ecco, appena prendo palla, la stanchezza dei miei giocatori si fa sentire. Ok, Jordi Alba, Xavi, ancora un passaggio, ma ecco là, l'ho appena detto, cioè Neymar è rimasto fermo, non è andato incontro al pallone e quindi stamose attenti. Ancora palla per Busquets, in questi attimi la partita sembra veramente molto equilibrata. Vediamo un attimo, eccoci qua, Neymar, passaggio rapido per Luis Suarez, vediamo che combina Suarez, tiro da fuori! Oddio! Poteva essere questo il 3-2 per me, però non è andata così. Siamo ancora sul 2-2. A sto punto io direi di andare a fare qualche bel cambietto perché è ora dei falli. Eccoli qua, guardateveli bene, io ho buttato dentro Rakitic perché veramente Xavi è arrivato, Mascherano per Busquets perché è l'unico cambio decente che si può fare per mantenere lo stesso tipo di gioco a centrocampo. Mio fratello fa entrare Pereira, ma mo stiamo attenti perché lui fa entrare pure Samoa, ma è calcio d'angolo per lui? Mamma mia, stiamo attenti. Fa entrare pure Matri per Morata e quindi non risparmia nessuno. Vediamo che succede. Colpo di testa, ma mi trovo là davanti e quindi spazzo il pallone, non ci riesco un'altra volta. Oh, esiste il quadrato, non mi ricordo mai. Ok, riparto con Messi, non ci sono riuscito, mo ci sono riuscito, non ci sto a capire una mazza. Dai, ma la finale dei Champions è così, non è che si può stare sempre a ritmi elevatissimi. Gli errori ci stanno nel calcio, cioè non è che uno è una macchinetta. Ok, ripartiamo con Dani Alves, l'ho appena detto, ha fatto una cazzata di quelle esagerate, ma come sono sbagliato a schiacciare il pulsante, può succedere. Riparte lui con Pirlo che mamma mia fa dei lanci incredibili, speriamo che non li fa in questo momento perché potrebbe risolvere la partita. Lichtsteiner avanza sulla fascia, scambio 1-2, Ekedoti è, palla per Matri, oddio, chiudetelo! Mamma mia, ci è mancato veramente poco, poteva essere il gol del 3-2 per lui, ma che bella sta partita, se la stiamo a scortica! Cioè, ripeto, se la finale dei Champions fosse veramente così, ci sarebbe da vedere. No spettacolo di quelli esagerati. Adesso riparto io, è l'occasione per me di riuscire a fare qualcosa. Neymar, passaggio per Jordi Alba, mo dovrò andare al cross sicuramente, ma non c'ho i giocatori buoni per andare al colpo di testa. Lui poi c'ha una difesa di quelle solide, quindi me devo stare attento, calla. L'ho appena detto, ho perso palla, ma l'ho recuperata immediatamente. Vediamo che riesco a combinare. Neymar, scambio 1-2, ancora Neymar, tira da là, ma che ha tirato! Ma questa è una scureggetta proprio ancora più piccola di quella di prima. Cioè, una cosa assurda, ma Neymar può fare sti tiri a caccoletta? Non lo so, io ha fatto così, mannaggia la miseria. Recupero ancora il possesso della palla e mo tocca spingere sull'acceleratore. Uno di noi due deve vincere, non me vado a andare ai supplementari. La voglio risolve entro i 90 minuti. Dai, mi sono sbagliato il passaggio naturalmente, ma da là, quando ci si mette il giocatore in automatico, anche se la vuoi passare un altro, te la dà quello più vicino, c'è sta poco da fa. È un errore che non si può risolvere, secondo me è una mezza specie di bug. Mo, ecco, la stessa cosa è successa a mio fratello, l'ha volata a quell'altro, invece no. Ok, ripartiamo ancora una volta, sbaglio un altro passaggio, mamma mia, fasi concitate della partita, potrebbe succedere tutto, mamma mia, per fortuna che ha rimpallato la palla su uno dei suoi giocatori e quindi posso ripartire in contropiede. Luis Suarez, mo tocca spingere sull'acceleratore, ma non è che me lo consente tanto, oh, c'ho Pogba e Vidal che praticamente mi sono venuti a morsa e non so, riuscito a far ripartire l'azione. Naturalmente sta a pressare lui col quadrato, Che ve pensate che lo fanno da soli i giocatori? No, è mio fratello che sa come si gioca. Ok, eccolo qua, lui può segnare tutti i cozzi, ma io glielo devo impedire assolutamente. Matri, mamma mia, mi ha mandato a paperelle. Tiro, l'ho ribattuto, è calcio d'angolo. Siamo agli sgoccioli della partita. La finale dei Champions è ancora sul 2-2, mi sa che se va ai supplementari. Pirlo batte il calcio d'angolo. Colpo di testa che non arriva, butta via sta palla. Mamma mia, posso ripartire in contropiede, potrebbe essere azione buona. Vediamo se ci riesco, niente, non mi ha fatto il passaggio. Pogba recupera tutto. Scivolo, cerco di recuperare la palla. Niente, se la sta ma scortica, ma non ne viene fuori in vincitore. Ancora Pereira, oddio, butta sta palla e mo devo ripartire in contropiede, l'ultima occasione della partita. Dai Neymar, forza, voglio il gol, non voglio andare supplementari. Suarez, solo davanti al portiere, pallonetto, oddio mio, non ci posso credere, all'ultimo secondo l'ho purgato, incredibile ragazzi, che partita, mamma mia, al cardiopalma proprio, incredibile. Mo tengo il possesso della palla e la Champions League se la giudica il Barcellona, stessi tiri in porta, ma lui fuori dallo specchio ne ha fatti 14, io 8, come al solito un po' più di possesso io, ma non ha certamente demeritato visto che ha piato due pali. Ah, raga, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, speriamo che sarà una bella finale di Champions League. Io mi auguro che vinca la Juve da italiano. Poi
che vinca il migliore, perché è così che va il calcio. Addirittura c'è stata la tripletta di Suarez, chissà che non avvenga pure nella realtà, oh, che non si può mai sapere dalla vita. Vabbè, spero che vi sia piaciuta, regà. Vi saluto, vi do un bacetto a tutti e ciao, bella!